Splendida giornata. Oggi ci troviamo in Val San Nicolò, una laterale della Val di Fassa. Vi portiamo con noi a fare un giro ad anello passando per il lago Laguzel. Abbiamo parcheggiato la nostra macchina in località Sauc. Adesso continuiamo sul sentiero 640 fino ad arrivare all'altopiano di Laguzel con l'omonimo lago. Alle mie spalle purtroppo potete vedere gli effetti della tempesta Vaia di 2 anni fa. Velocemente dal parcheggio si guadagna quota, perché stiamo camminando su una mulattiera comoda però molto ripida, a tratti sterrata e a tratti cementata, e il panorama si sta facendo davvero interessante. Ma noi continuiamo! Eccoci arrivati al lago Laguzel, questo magnifico lago dalle acque cristalline color smeraldo. Laguzel, che significa piccolo lago, ed è incastonato fra la Valle del Monzoni e la Val San Nicolò. È ora di lasciare questo splendore di lago e continuiamo la nostra salita verso la Forcella Pief. Dalla Forcella Pief si ha una meravigliosa vista sulla Valle del Monzoni. Adesso continuiamo verso la Sella della Palaccia. Momento di pausa in questo bellissimo posto. Buon appetito! Buon appetito. Arrivati alla Sella della Palaccia e da qui si apre un bellissimo panorama sull'alta Val San Nicolò. Adesso ultimo sforzo, ancora pochi metri e saliamo ad una cima con una croce.
arrivati alla Croce, una cima molto facile da raggiungere e che mostra un panorama a 360 gradi da rimanere incantati. Consigliatissima! Ritornati alla sella della Palaccia, adesso scendiamo in Val San Nicolò e andiamo alla baita delle cascate. Adesso proseguiamo sulla strada alla mia destra. Ancora 10 minuti e saremo alla baita delle cascate. Arrivati alla baita delle cascate, piccola sosta per la merenda prima di far ritorno alla macchina. La baita delle cascate si trova in fondo alla bellissima Val San Nicolò. Adesso seguiamo la strada sterrata per 3 km e raggiungeremo il nostro punto di partenza. Alla baita Champier la strada sterrata diventa asfaltata. Tra poco siamo arrivati. Arrivati a conclusione del nostro giro d'anello nella bella Val San Nicolò. Il tragitto è stato tranquillo, soltanto alcuni tratti si sono rivelati assai ripidi. Il trekking è stato molto panoramico, ci ha regalato delle vere emozioni e in un ambiente vario. Abbiamo visto un lago, siamo saliti ad una cima e visto delle cascate. La Val San Nicolò si è rivelata sempre stupenda, con le sue tante baite e i suoi prati in fiore. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!